Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono per l'impasto, farina manitoba, latte, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio extravergine di oliva. Per il ripieno, salsa di pomodoro già cotta e condita con olio, sale e pepe. Prova la dolce tagliata a dadini. Salumi a piacere, nel nostro caso abbiamo utilizzato del salame tagliato a dadini e origano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua e il lievito e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina. L'olio. E il sale. E lo facciamo impastare per 4 minuti. In modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamoli lievitare in forno spento per 1 ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in 12 palline. Una volta formata l'ultima pallina, adesso la schiacceremo formando una pizzetta. Una volta formata la nostra pizzetta, la andremo a riporre all'interno di un pirottino per muffin. Metteremo all'interno un po' di salsa. Qualche salame, pezzetto di salame e qualche pezzetto di formaggio. E andiamo a chiudere. E continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i muffin, metteremo sopra un po' di salsa. Mettiamo un po' di origano e qualche pezzetto di formaggio. Una volta formati tutti i muffin, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. I muffin sono cotti, andiamo a impiattare. Muffin pizza. Grazie e alla prossima ricetta.